Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Finalmente a sorpresa è uscito un jailbreak untethered di tutte le versioni di iOS 8, inclusa l'ultima, quindi la 8.1.2 per Mac. Questo jailbreak si chiama PP25 jailbreak, infatti è stato sviluppato proprio dal team cinese PP25 e in questo video andremo a vedere come eseguirlo sul nostro iPhone, iPod Touch, iPad e con un computer Mac. Non perdiamo tempo e iniziamo subito. Bene, inizio col dire che in questo video eseguiremo il jailbreak di questo iPhone 5S che, come vedete, andando su impostazioni generali info, vediamo che monta iOS 8.1.2 12B440 e ne approfitto per dirvi che questo jailbreak, come vi ho già spiegato, è compatibile con tutte le versioni di iOS 8 fino alla 8.1.2 e supporta iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPad Air di seconda generazione, iPad Air di prima generazione, iPad di quarta generazione, iPad di terza generazione, iPad 2, iPad mini di terza generazione, iPad mini di seconda generazione, iPad mini di prima generazione e iPod Touch di quinta generazione. Tutti questi dispositivi sono supportati. Ci tengo a sottolineare che questo jailbreak attualmente è fatto da un programma che è ancora in lingua cinese, ma fortunatamente è abbastanza semplice da capire come eseguire senza dover per forza capire quello che c'è scritto, ed è compatibile soltanto per Mac. Se avete Windows dovete eseguire lo stesso tipo di jailbreak, però con il tool Tig. Ho fatto un video appunto in cui spiego la procedura per Windows. Detto questo, torniamo a noi sul nostro Mac. È molto importante, prima di cominciare il jailbreak sul proprio dispositivo, effettuare tre passaggi. Come primissima cosa richiamoci su impostazioni, dopodiché andiamo nella sezione Touch ID e codice, oppure soltanto codice se avete un dispositivo più vecchio, e nel caso dovessimo avere un blocco con codice è molto importante disattivarlo, quindi andiamo sulla voce disabilita codice e appunto rimuoviamo l'eventuale password alla nostra schermata di blocco. Mi raccomando, è molto importante che durante la procedura di jailbreak appunto non vi sia alcuna password alla lock screen del nostro dispositivo. Ovviamente una volta finito il jailbreak potremo riattivarla, ma durante dovrà essere disattivata in quanto potrebbe interferire con alcuni passaggi della modifica stessa. Stesso discorso vale per trova il mio iPhone, dovremmo disattivarlo, dunque richiamoci su impostazioni iCloud, andiamo nel basso fino a trovare trova il mio iPhone e disattiviamolo. Ci chiederà quindi la password del nostro ID Apple, noi la inseriamo e ecco che avremo disattivato trova il mio iPhone. Anche in questo caso, una volta finito il jailbreak, potremo, anzi dovremo riattivarlo, ma durante dovrà essere spento. Ultima cosa, attivate l'uso in aereo. Una volta fatti questi tre passaggi, che ricordo sono obbligatori perché se non li farete il jailbreak fallirà quasi sicuramente, procediamo col collegare il nostro dispositivo al computer mediante il cavo USB Lightning. Vi consiglio di utilizzare il cavo originale e non di utilizzare cavi di terze parti, e dal nostro Mac io vi consiglio di eseguire un backup del dispositivo tramite iTunes. Non è obbligatorio ma è altamente consigliato in quanto comunque un processo molto semplice. Dunque apriamo iTunes, andiamo su quest'icona del nostro iPhone che sarà stato riconosciuto e clicchiamo sul bottone effettua backup adesso. In questo modo tutti i dati all'interno del vostro iPhone, iPod o iPad verranno salvati sul computer. Questo è molto utile perché se durante il jailbreak qualcosa dovesse andare storto, basterà fare un bel ripristino con iTunes e successivamente rimettere questo backup per non perdere nessun dato. Fatto questo, possiamo finalmente procedere con lo scaricare il tool per il jailbreak. Come ho già detto, si chiama PP25 jailbreak, quindi procediamo dal nostro browser e andiamo a questa pagina di download. Come vedete ci viene confermato anche qui che questo tool supporta iOS 8.0 fino ad iOS 8.1.2. clicchiamo su questo grande bottone verde con scritto Mac e notiamo che una volta cliccato comincerà il download di un'immagine DMG, quindi attendiamo che il download termini.
perfetto, una volta finito io per comodità trascino l'immagine DMG sulla scrivania per rendervi le cose più facili. Doppio clic dunque su questa immagine DMG, noterete che verrà montata esattamente come qualsiasi applicazione che scaricate per il vostro Mac, ed ecco che ci viene chiesto di trascinare l'applicazione all'interno della cartella applicazioni. Io in questo caso la trascino sulla scrivania per permettervi di vedere meglio, ma voi insomma potete metterla dove volete. Fatto questo, ecco l'applicazione. Adesso il file DMG non ci servirà più, io lo lascio qua per comodità. Ora dovremo aprire il tool. Mi raccomando, su Mac è molto importante questi tool aprirli facendo tasto destro e selezionando apri e non semplicemente doppio clic, perché in alcuni casi facendo doppio clic l'applicazione potrebbe rifiutarsi di aprirsi, appunto. Ecco l'interfaccia del programma, peraltro l'interfaccia che a me piace molto. Vediamo che il nostro dispositivo è stato subito riconosciuto dal programma, in questo caso un iPhone 5S, quello che avete visto prima. Ma prima di far partire il jailbreak, la cosa più importante di tutte, ragazzi, disattiviamo questa spunta. Vedete che qui c'è un quadratino con una spunta. Bene, dovremmo cliccare per togliere la spunta. Mi raccomando, perché altrimenti, se non togliete la spunta, sul vostro dispositivo non verrà installato soltanto Cydia durante il jailbreak, ma anche tutta una serie di applicazioni di terze parti illegali e potenzialmente dannose per il vostro dispositivo. Quindi è meglio disattivare questa spunta. Fatto questo, clicchiamo su questo grande bottone circolare bianco posto al centro del programma. Notiamo che giungeremo a questa schermata appunto con dei caratteri cinesi. Noi non ci preoccupiamo e clicchiamo sul bottone più a destra, quindi questo qui, non quello a sinistra ma quello a destra. Una volta cliccato sul bottone, il jailbreak comincerà, come potete vedere, e notiamo che se dovesse fallire, in questo caso come vedete mi ha restituito un messaggio di errore, si può capire da questa scritta rossa e dall'icona del triangolo rosso col punto esclamativo. Se dovesse darvi questo errore, non vi preoccupate, semplicemente cliccate su questo bottone bianco circolare, uscite dall'applicazione, proprio la chiudete sul vostro Mac e la riaprite, sempre facendo tasto destro apri. Subito dopo, l'altra cosa che dovrete fare è spegnere e riaccendere il vostro dispositivo. Dunque dovete provare in coppia queste due cose se il programma vi dà errore. Come prima cosa, chiudete e riaprite il programma. Come seconda cosa, riavviate il vostro dispositivo, proprio spegnendolo completamente e riaccendendolo, ovviamente mantenendolo collegato al computer. Una volta fatto ciò, riprovate ad eseguire il jailbreak, quindi esattamente come vi ho detto prima, finché appunto continuerà senza darvi errori. Non vi spaventate, questa cosa degli errori a quanto ho letto è abbastanza comune. Voi semplicemente rieseguite questa combinazione di azioni, quindi chiudere e riaprire il programma e riavviare il dispositivo, finché il programma non esegue il jailbreak con successo. Vi devo dire che su alcuni test che ho fatto io ho dovuto ripetere questa operazione anche 5 volte circa, quindi non vi spaventate. Ad ogni modo, il jailbreak questa volta sembra che stia funzionando, dunque non tocchiamo niente. Come vedete, jailbreak molto molto rapido, e aspettiamo senza toccare niente né sul Mac né tantomeno sull'iPhone che venga completato. Eccolo qua, questa volta il jailbreak si è completato con successo, lo possiamo capire da questa icona della spunta verde. Sul nostro iPhone compare questo avviso, che in realtà è un avviso fittizio di archivio quasi pieno. Successivamente, pochi secondi dopo, viene riavviato. Si tratterà dell'ultimo riavvio, dunque attendiamo il riavvio, quindi lo spegnimento e l'accensione dell'iPhone dopo il jailbreak. Una volta acceso lo sblocchiamo e notiamo che nel primo posto disponibile della nostra home screen troviamo l'applicazione di Cydia, che andiamo subito ad aprire. Se ci viene mostrato questo avviso relativo all'uso in aereo, semplicemente clicchiamo su ok, perché tanto ora non ci sarà tutta questa necessità di riattivare l'uso in aereo, potremo farlo anche dopo. E adesso ci sarà la preparazione del file system, un processo che farà soltanto il primo avvio, che durerà circa 2-3 minuti. Una volta finito, come vedete, comparirà ancora il logo di Apple, significa che il dispositivo starà facendo un respring. E una volta fatto anche quest'ultimo respring, risblocchiamo il dispositivo e Cydia sarà funzionante. Prima di tutto disattiviamo però l'uso in aereo, così potremo configurarla al meglio in quanto si riattiverà il 3G e il wifi. Una volta fatto ciò, prima di aprire Cydia io vi consiglio di reimpostare. Come prima cosa trova il mio iPhone, lo andiamo a riattivare. Dunque andiamo su impostazioni iCloud, trova il mio iPhone e lo riattiviamo. Questo è molto importante perché, come vi avevo detto prima, una volta finito il jailbreak potremo riattivare tutto quello che avevamo disattivato. Quindi come prima cosa riattiviamo trova il mio iPhone, che è
fondamentale per la sicurezza dell'utente. E poi, se volete, potete anche andare su impostazioni, codice e riabilitare un blocco con codice al lock screen, non ci sarà nessun problema. Quindi io in questo caso ho reinserito anche il mio blocco con codice. Adesso che il mio dispositivo è esattamente come era prima, posso tranquillamente aprire Cydia. Eccolo qua, Cydia che funziona alla perfezione. Andiamo un attimino nella seconda sezione, quindi sorgenti, e notiamo che ci sarà quest'icona della rotellina che gira su sfondo rosso. Questo la prima volta per Cydia è fondamentale, infatti deve fare un refresh di tutte le sorgenti. Dunque non tocchiamo niente e lasciamoglielo finire. Vi dico che in questi giorni la repo di Big Boss sta avendo qualche problema di caricamento, quindi il processo potrebbe durare anche 5 minuti per colpa di questi problemi, e se alla fine vi vengono restituiti questi errori gialli e rossi, non vi preoccupate, è normale. Clicchiamo su ritorna Cydia nell'eventualità ci venissero proposti, e la prima volta notiamo che nella sezione novità ci sarà un aggiornamento disponibile. Noi facciamo tutto quello che Cydia ci chiede, dunque aggiorniamo questo pacchetto, premiamo su conferma e attendiamo appunto che Cydia faccia l'aggiornamento di tutti i suoi pacchetti. Ora premiamo su ritorna Cydia e il dispositivo sarà veramente jailbroken al 100%. Un ultimo consiglio che vi voglio dare: ho letto in giro che è consigliato dopo questo jailbreak fare un riavvio completo, in quanto ogni tanto dopo questo jailbreak potrebbero manifestarsi degli errori grafici, per dire alcune icone che mancano eccetera eccetera, alcune icone bianche. Se questo succede, fate un bel riavvio del sistema e tutto si sistemerà, quindi semplicemente spegnete e riaccendete. Scontato dire che ovviamente il jailbreak è untethered. Quindi ragazzi, in questo video siamo riusciti ad eseguire il jailbreak untethered di tutte le versioni di iOS 8 fino alla 8.1.2 utilizzando un tool PP25 jailbreak nativo per macOS X. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su, che per me è molto importante. Potete inoltre aiutarmi a crescere condividendolo dappertutto, su tutti i social network dove volete. Seguitemi su Twitter, Facebook e Instagram per restare sempre aggiornati sulle ultime novità, non solo sul mio canale ma anche su tutto quello che riguarda il mondo della tecnologia. Comunque tutti i link ai miei social network ve li lascio giù in descrizione. Date un'occhiata anche al mio secondo canale, in cui caricherò video e vlog casuali. Ma soprattutto la cosa più importante, iscrivetevi a questo canale. Un grande saluto, ciao a tutti!